Ciao a tutte e a tutti e benvenute su Domo Teorica e Feng Shui. Io sono Martina Colorio, sono un'antropologa culturale e da alcuni anni mi sto dedicando allo studio della relazione tra noi sapiens, quindi la nostra specie, e gli ambienti che viviamo quotidianamente. Quindi non solo i paesaggi, i territori, ma soprattutto le nostre abitazioni e i nostri luoghi di lavoro. La mia formazione accademica in realtà parte principalmente da quello che è lo studio delle tradizioni popolari, quello che forse un po' banalmente si potrebbe chiamare folklore, e soprattutto lo studio delle religioni arcaiche e quelle popolari, quindi della spiritualità più spontanea e antica della nostra specie. Probabilmente siete arrivate a questo canale vedendo degli altri video in cui collaboro come consulente di Feng Shui. Infatti, dal 2021 sono anche diplomata presso la Kanyu Feng Shui Academy come consulente per il benessere domestico in Feng Shui scientifico e intuitivo, ovvero quella forma del Feng Shui più tradizionale e svincolata da moltissime scaramanzie che sono giunte invece proprio dalle abitudini, dagli usi e costumi popolari e spesso anche male interpretati in realtà nelle traduzioni giunte da noi in Occidente. Questo canale quindi avrà un po' due anime, come d'altronde io stessa, che da un lato lavoro come consulente per il benessere ambientale e dall'altro porto avanti la mia passione originaria in quanto tecnico cinematografico anche come operatore di post-produzione video, soprattutto per quanto riguarda la color correction, quindi l'uso del colore e l'illuminazione digitale, quindi come dare impressioni luminose diverse agli ambienti, alle immagini, ai video che vediamo quotidianamente. E quindi in questo canale ci sarà una parte più formale che sarà quella dedicata al Feng Shui e quella che anche porto avanti come insegnante e divulgatrice. E dall'altra invece quella più informale dedicata alla domoteorica, che è questa disciplina che non è in realtà una disciplina, ma che sta diventando un corso di formazione e nella quale ho creato un insieme sincretico e interdisciplinare di tradizioni popolari, geomanzie, quindi gli studi della terra, sia a scopo divinatorio, ma anche semplicemente per edificare particolari ambienti, soprattutto rituali come potrebbero essere i templi, le tombe, ma anche le dimore importanti, e anche in cui ragionare e riflettere con voi sulla necessità ecologica di un approccio diverso all'abitare. E di come soprattutto noi popolazioni urbanizzate, iperindustrializzate, ci siamo trovati invece di vivere in rifugi, tane sicure ed accoglienti, in ambienti non adeguati alla nostra vita, poiché ambienti che portano delle informazioni a livello di forma e colore. Ciò che ci insegna la neuropsicologia dello spazio, quindi anche la neuroarchitettura come disciplina tecnica che studia gli ambienti per i loro abitanti, come ci siamo quindi trovati a vivere in luoghi non consoni alla nostra esistenza? E questo probabilmente molti lo hanno capito già nel 2020 con i lockdown per il Covid, in cui si sono trovati prigionieri delle proprie abitazioni, che potevano essere funzionali a una vita vissuta prevalentemente all'esterno, quindi una vita sociale in ambiti collettivi, e in realtà avere a casa degli ambienti non adeguati alla lunga permanenza. Se quindi vi interessa la comprensione di come noi ci relazioniamo allo spazio, di come la nostra cultura abbia preso dalla natura per poi modificarla e creare degli ambienti spesso non funzionali alla nostra stessa specie e ancora meno funzionali per le altre specie viventi, oppure se semplicemente siete curiose o curiosi di avere consigli di feng shui tradizionale e affidabile soprattutto, ma anche di interior decor o di illuminotecnica, potete quindi seguire questo canale in cui ogni settimana metterò dei nuovi video o degli shorts nel quale portarvi degli spunti che mi piace condividere con tutti quanti. A presto e spero che tutto vi sembri interessante. Ciao!